Questo weekend ci ritroviamo con WhatsApp on Spazio Games, la nostra videorubrica nella quale ci occupiamo di fare il punto sulle novità più interessanti della settimana che volge a concludersi. Protagonista di questa settimana è senza dubbio la notizia dell'annuncio ufficiale dell'uscita di Nintendo NX, la nuova console di Nintendo. La compagnia di Kyoto ha reso noto che la piattaforma, della quale non sappiamo ancora il nome, debutterà sul mercato nel mese di marzo 2017. Non ci ha dato sapere in che modo, ma il presidente Tatsumi Kimishima assicura che sarà una console rivoluzionaria e completamente nuova, ed ha messo le mani avanti anche per Wii U. La compagnia conta infatti di spedire per l'anno fiscale solo 800.000 esemplari della vecchia piattaforma, concentrandosi quindi soprattutto sulla nuova. In merito alla release di NX, il presidente ha anche precisato che è stato scelto il mese di marzo perché si voleva avere il tempo di avere una line-up di lancio convincente, nella quale rientrerà anche il prossimo The Legend of Zelda. Dopo i rumor e le indiscrezioni, infatti, è ufficiale che il gioco arriverà anche su Nintendo NX ed è stato quindi rimandato al prossimo anno. Ne sapremo sicuramente di più alle 3, visto che questo Zelda sarà grande protagonista della conferenza della grande N, mentre non ci sarà NX, per la quale dovremo attendere ulteriormente. Segnaliamo che alcune indiscrezioni dei documenti trapelati parlano anche di una nuova versione di Xbox One, che sarebbe in lavorazione da febbraio. Al momento non ci è dato sapere se possa essere una console con un hardware più potente o se sia invece la classica Slim che abbiamo visto arrivare anche nelle generazioni precedenti. I fan di The Witcher 3 Wild Hunt sono ancora in attesa di Blood and Wine, la prossima espansione dell'avventura di Geralt. Gli autori di CD Projekt Red hanno fatto sapere che si tratterà dell'ultima espansione del gioco, dal momento che si concentreranno a piene mani su Cyberpunk 2077, sul quale puntano fortemente. Le ambizioni sono alte, la Software House vuole farne un progetto anche migliore del pluripremiato The Witcher 3. Tornando a Blood and Wine, comunque, attendiamo la data di release e secondo un'intervista, quest'ultima sarà prima delle 3 di giugno. La settimana è stata anche quella dell'annuncio di Blackroom, il nuovo videogioco di John Romero e Adrian Carmack. Il gioco segnerà il ritorno al genere sparatutto dei due autori, che hanno lanciato la campagna Kickstarter ed hanno annunciato che il debutto è fissato per l'inverno 2018 su PC. La campagna è stata poi sospesa in attesa di una demo che possa chiarire cosa il team vuole realizzare. Tra le caratteristiche è stato svelato che si tratterà di un first person shooter adrenalinico, che si rifarà agli esponenti classici del genere a cui gli autori hanno lavorato, come Doom e Quake. A proposito di Doom, parliamo anche del nuovo episodio con gli autori di ID Software che hanno fatto sapere che sarà presente anche un livello di difficoltà particolarmente folle. Giocando ad Ultra Nightmare, infatti, potrete non solo affrontare una sfida particolarmente complessa, ma fare anche i conti con la permadeath, la morte permanente del vostro personaggio. Se non sapete cosa significa, si traduce nel fatto che una volta morti dovrete ricominciare la vostra campagna da capo. Secondo gli autori, questa modalità favorirà particolarmente la competizione tra gli amici, che tenteranno di superarsi per arrivare il più lontano possibile, ovviamente prima di morire. Non manca molto scoprire se sarà effettivamente così, dal momento che il gioco farà il suo debutto il prossimo 13 maggio. A proposito di sparatutto, in settimana si è parlato anche del nuovo Call of Duty, sul quale ci sono però solo voci di corridoio. Secondo il rumor, il gioco potrebbe intitolarsi Call of Duty Infinite Warfare ed includerebbe anche una versione rimasterizzata di Call of Duty Modern Warfare. A confermare la presenza di questo remastered c'è anche un tweet dell'account ufficiale della saga, mentre altre fonti, ancora non confermate, rivelano che il gioco sarà svelato ufficialmente il 3 maggio prossimo. In attesa di commenti ufficiali, però, trattiamo tutte queste informazioni come rumor, quali sono? La settimana è stata movimentata anche per Uncharted 4 Fine di un ladro, con la spedizione in anticipo o addirittura il furto di alcune copie. A pochi giorni dal debutto ufficiale, Naughty Dog ha quindi raccomandato ai fan di stare ben attenti ai possibili spoiler che circoleranno per la rete, per non rovinarsi le sorprese che il gioco potrà riservare. Noi non possiamo che inoltrarvi il loro messaggio. Segnaliamo anche che il giorno del Day One dovrete scaricare una corposa patch dal peso di circa 5 GB che implementerà alcune modalità di gioco, tra cui quella fotografica e quella che vi consente di visualizzare i modelli tridimensionali dei personaggi. Parliamo anche di Fallout 4, con il supporto ufficiale alle mod e il Creation Kit che è finalmente disponibile in open beta su PC. Mentre i giocatori su computer possono quindi sbizzarrirsi con le loro creazioni, è stato annunciato quando potranno farlo anche quelli su console. L'appuntamento con le mod è stato fissato per maggio su Xbox One e per giugno su PlayStation 4. Troviamo tra i protagonisti della settimana anche Hidetaka Miyazaki, che dopo il successo di pubblico e critica del suo Dark Souls 3 ha fatto sapere che almeno per lui la serie è chiusa.
Non aspettiamoci quindi un nuovo episodio con l'unico spiraglio che è rappresentato per volontà dello stesso Miyazaki da un possibile futuro capitolo realizzato tra 4-5 anni da uno dei suoi sottoposti. L'autore, al lavoro per From Software, ha anche aggiunto di aver già cominciato a sviluppare insieme al suo team una nuova proprietà intellettuale. Considerando che qualche settimana fa aveva dichiarato di essere interessato a possibili scenari fantascientifici, attendiamo di scoprire e riferirvi ulteriori dettagli sul prossimo gioco. Anche per questa settimana è tutto, appuntamento a sabato prossimo con un nuovo episodio di WhatsApp on Spazio Games.